De Pedro non aveva responsabilità dirette di tutto ciò e questo croce l'ha sempre riconosciuto, perché scrivendo a Corrado Ricci dice di De Pedro, dopo che si sono verificati questi fatti, uomo competente ed onesto. Quindi il problema non era De Pedro, era De Prisco. Casomai il rimprovero che Croce fece a De Pedro fu quello di non essersi accorto che questo De Prisco era uno con la mano destra. Però se si leggono le lettere fra Croce e Corrado Ricci, Corrado Ricci è stato un grande amico di Croce, un grande protagonista della difesa del patrimonio culturale italiano, perché è stato direttore generale delle belle arti, è stato direttore di importanti musei, eccetera, ed era superiore di De Pedro. E nel 1920, ancora quindi parecchi anni dopo, Croce scrive a Ricci: non avrei voluto in nessun modo recare danno a De Pedro, al quale voglio bene anch'io. Ma e quindi vedete che Croce, anche a molti anni di distanza, non ha cambiato opinione. Cioè De Pedro è stato, non ha personalmente fatto nulla di male. E infatti dice: siamo rimasti in discreti rapporti. Quindi siamo rimasti in discreti rapporti personali. Tra l'altro De Pedro, dopo qualche anno, divenne non ebbe conseguenze della carriera, perché poi continuò la sua carriera nell'amministrazione delle belle arti. Quindi credo che questa ricostruzione di Croce sia degna di fede, cioè l'apprezzamento personale per De Pedro non è venuto meno anche dopo questo episodio piacevole, ma non dovuto a lui sostanzialmente. Chiamiamo Franco D'Amico qui sul palcoscenico e ci leggerà la commemorazione a una legge. Non volevo togliere. Si prepara poi Marilena, ci ricorda. Buonasera a tutti, grazie a Costanza Cavalieri che ci ospita, a FAI, a professor D'Angelo, a Di Renzo, per una serata molto interessante. Volevo dilungarmi e parlare un po' di De Pedro, perché noi nella primavera del 2024, come FAI, promuoveremo un incontro e parleremo di Giulio De Pedro qua a Casoli, perché avremo le giornate FAI di primavera nel nostro paese. E quindi racconteremo e andremo in maniera più approfondita la figura di De Pedro, che molto probabilmente a Casoli è stata un po' sottovalutata e non presa in considerazione. Non capisco il motivo, perché è stato un personaggio straordinario della cultura italiana. Grazie a tutti. Buonasera al professore, io giusto una velocissima notazione. Innanzitutto è stato un piacere leggere il libro, perché immagino il lavoro faticosissimo che c'è stato dietro di selezione e gestione di un materiale molto vasto e la capacità del professore di riuscire appunto a dare un taglio interessante, narrativo e stilisticamente molto disinvolto, agile, quindi il lettore gioisce di questo testo, da una parte, e dall'altra pure ringrazio il professore perché ha restituito tridimensionalità a una figura che la maggior parte di noi, spero che i ragazzi magari siano andati oltre, lo diranno, ha conosciuto in maniera abbastanza piatta, quindi come filosofo, come politico, sicuramente con un rilievo importante nella nostra cultura, è stato ribadito e affermato, però conoscerlo nella sua dimensione umana, che peraltro è stata una dimensione di una vita molto avventurosa, perché come avete ricordato, non mi soffermo sugli episodi, è stato un susseguirsi di eventi straordinari, dal terremoto, poi alla vicinanza di un personaggio.
personaggio straordinario che era appunto Silvio Spavella, con il quale probabilmente se avesse vissuto con la sua famiglia d'origine non si sarebbe mai incontrato, e lui è stato di fatto il frutto, cioè il croce filosofo e politico è stato sicuramente il frutto di tutta questa dimensione esistenziale che abbiamo scoperto, stiamo scoprendo, adesso aspettiamo con ansia il seguito di questa vita appunto intensa. E soltanto una domanda volevo fare, perché ci sarebbero molte cose su cui riflettere, ma non abbiamo il tempo. Se c'è stata in tutta questa trama vincente della vita di Croce un episodio in particolare, al di là di quelli già citati ovviamente precedentemente, che ha colpito il professor D'Angelo, cioè che cosa ha stupito nella vita di Croce e che secondo lei può aver determinato più di qualcos'altro quello che poi Croce ha sintetizzato. Grazie. Grazie a lei, grazie per queste parole gentili e per la domanda. Io credo che l'evento, già al di là di quelli che abbiamo già citato, il grande evento centrale della vita di Croce è stato la Prima Guerra Mondiale. L'entrata in guerra dell'Italia è stata vissuta da Croce come intanto con un dissidio enorme con la cultura italiana, che era in gran parte interventista, giovane interventista. Croce non era contro la guerra in astratto, era contro quella guerra e sapeva che sarebbe stato un evento dal quale l'Italia non si sarebbe ripresa facilmente. Croce non è che avesse doti di minatore, però aveva capito che quella guerra avrebbe dato un cambiamento radicale nella società italiana e purtroppo aveva visto giusto. Direi che l'evento più traumatico, che ha avuto più influenza nella storia successiva, è stato sicuramente la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, poi anche la seconda, ma la seconda Croce ha un ruolo molto più attivo. Grazie a te. Io all'inizio di intervento ho facendo tantissimi complimenti. Perché appunto abbiamo conosciuto Croce sotto un altro punto di vista, ma soprattutto per il modo di raccontare che ci ha tenuti tutti quanti desti nell'attenzione. Io insegno filosofia e storia in questa scuola, quindi l'occasione della presentazione del libro è anche per poter ampliare il programma per gli esami di Stato e poter studiare anche un filosofo che tanto ha amato l'Abruzzo. Quindi abbiamo chiesto a quattro dei nostri studenti delle quinte, quinta L e quinta M liceo scientifico, di approfondire il rapporto che Croce aveva con l'Abruzzo, anche in vista delle giornate d'autunno FAI, vi spiegheranno un pochino cosa c'è di bello da visitare ad esempio a Montenero, perché le nostre due ragazze sono appunto di Montenero. Prima di passare la parola vorrei dire due parole sul Croce filosofo e partendo con una sua citazione. Il filosofo oggi deve non già fare il puro filosofo, ma esercitare un qualche mestiere e in primo luogo il mestiere dell'uomo, da Lettere a Vittorio Enzo Alfieri. E noi oggi abbiamo conosciuto il Croce uomo. Ma vediamo un pochino le curiosità su Benedetto Croce. Come primo intervento c'è quello di Giada Rizzelli della quinta L, che è appunto di Montenero. Buonasera a tutti. Inizio con dire che Benedetto Croce nasce a Porcastelloli il 25 febbraio 1866 e scendeva da due importanti famiglie che gli assicurarono un brillante percorso di studi. La madre, Luisa, era di Pescastelloli, educata agli ideali liberali. Il padre, Pasquale, invece, era stato formato da una mentalità borbonica, per cui Benedetto Vecchio era un magistrato del regno delle Due Sicilie. Prima del filosofo, la madre aveva perso due figli piccoli e quando Benedetto doveva nascere furono costretti a fuggire da Napoli, dove risiedevano, poiché imperversava un'epidemia di colera. Fu così che Luisa diede alla luce Benedetto nella stanza più luminosa del Palazzo Sicari. Oggi il monaco
Liceo, dove c'è ancora la culla che accolse il filosofo in fascia. Questa gioia fu interrotta durante una vacanza a Casamicciola, nell'isola di Ischia, nell'estate dell'83. Benedetto aveva 17 anni e perse due genitori e la sorella Maria, uccisi nel crollo dell'abitazione durante un terremoto, durato appena 90 secondi. Lui stesso rimase sepolto per ore sotto le macerie, riportando gravi fratture, specialmente alla gamba. Il futuro ministro fu preso in custodia dallo zio Silvio Spaventa, originario di Bomba, che si era trasferito stabilmente a Roma. Tra le due famiglie non correvano rapporti idilliaci, ma di fronte a questa immane tragedia i dissapori furono accantonati e Benedetto ricorda quegli anni con affetto, caratterizzati da appassionati fatti filosofici intrapresi con i cugini Silvio e Bernardo Spaventa. Ma per Benedetto non fu facile riprendersi psicologicamente dal dramma della perdita dei suoi. Si consumò negli impegni universitari, ma sbaglia facoltà, iscrivendosi a giurisprudenza. Si accorse di fatti che questi studi non lo entusiasmavano, ma preferiva seguire le lezioni del filosofo Antonio Labriola. Benedetto Croce, vissuto quasi sempre a Napoli, si interessò tardivamente dell'Abruzzo e dei due comuni di Monteverdomo e di Pescasselli. Infatti Croce pubblicò la monografia su Montenero Domo, intitolata Montenero Domo, storia di un comune e due famiglie, dove ripercorre la storia di Montenero Domo dal Medioevo al XX secolo, legata alle famiglie Croce e del Tommasis. Croce utilizzò gli archivi comunali e parrocchiali, ricostruendo così l'albero genealogico delle famiglie. Nel suo soggiorno monteneresi, Croce ottiene una visione dal cugino Vincenzo, un manoscritto intitolato Sulla terra di Montenero Domo in Abruzzo. Il piccolo volume ci consente di conoscere le condizioni economiche, sociali ed amministrative dell'intero Abruzzo sul finire del Settecento. Ora passo la parola a Matteo Orsatti, che ha approfondito i ruoli istituzionali di Benedetto Croce. Grazie. Grazie. Dal novembre del 1900 fino al maggio del 1901, Benedetto Croce fu eletto come collaboratore del Regio Commissario Guara, in carica di subcommissario con delega alla pubblica istruzione. In questo ruolo Benedetto ebbe a che fare con molti problemi, tra i quali le graduatorie alterate, locali insalubri e docenti che alloggiavano nelle scuole. In questo ruolo Benedetto mostrò tutta la sua severità nell'amministrazione e la sua moderazione. Tra il 1907 e il 1910 la sua pressione politica si sposta verso il partito del sindacalismo rivoluzionario. Nel 16 giugno 1920 fino al 4 luglio 1921 Benedetto Croce venne eletto ministro della pubblica istruzione. Il 6 luglio 1920 tenne un discorso alla Camera, dove sottolineò la sua intenzione di voler creare una scuola pubblica di qualità basata sull'esame di Stato. Come ministro impose il vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma, acquistò la biblioteca artigiana, come detto prima istituì la prima legge che tutelava il patrimonio artistico e naturale, istituì anche la legge sull'esame di Stato. Il 25 luglio 1943 Croce aderì al progetto di ricostruzione del Partito Liberale, di cui fu presidente fino al 1947. Entrò anche come rappresentante del partito durante il secondo governo Badoglio e anche durante il secondo governo Badoglio.
dal quale però si ritirò quasi subito. Nel referendum del 2 giugno 1946, Croce, di linea col partito, votò per la monarchia. Ora passo la parola a Giovanni D'Abbassi, che ha approfondito il legame tra la cultura e noi in Abruzzo. Grazie. Buonasera a tutti. Ormai penso sia chiaro che Benedetto Croce era molto legato all'Abruzzo. E, infatti lui per 20 anni, ogni estate, si recava in Ragusa, dove usciva con la ragazza Angiolina Zampanelli, e inoltre era ospite della cugina Teresa Petroni. Raiano è una città molto importante per lui, una cittadina vicino all'Aquila. Qui lui riesce a entrare in contatto con la casa editrice La Terza, dove iniziò a scrivere i suoi maggiori componimenti. Inoltre lui entrò a far parte degli scrittori dell'Italia Unita, firmò il contratto con questi scrittori, e inoltre venne nominato senatore del Regno. Una volta sola si tornò a Pescasserra, nella sua città di nascita, nel 21 agosto del 1910, dove cominciò il discorso dal balcone della casa del palazzo di famiglia, pronunciò il discorso agli amici di Pescasserra. Il 24 luglio del 2021 alcuni comuni come Montenero, Raiano, Pescasserri, insieme al Lazio Arcolise e alcune carpa nazionale della Maiella e d'Abruzzo si riuniscono per dare vita al quarto letterario Benedetto Croce, al figlio dedicato a questo importante personaggio. Parlo di parchi, appunto, perché oggi è presente anche la FAI, e inoltre posso approfondire qualcosa sul Parco Nazionale d'Abruzzo, dove uno dei principali fondatori, diciamo tra virgolette, fu anche il cugino di Benedetto Croce. Il nome Erminio Sipari, che fu uno dei primi a intuire appunto l'importanza di questo parco, della flora e della fauna, della loro bellezza. E inoltre diciamo che questo parco nasce dal connubio tra l'intuizione di Sipari e anche la passione che avevano i Borboni nel cacciare l'orso in questo territorio. Infatti una delle più importanti specie è l'orso bruno marsicano, insieme al lupo appenninico, è conosciuto a Abruzzo. Inoltre erano presenti questi animali anche nella riserva reale di Vittorio Emanuele II, che si trova in questo territorio. Dal 1917 questo è iniziato a rendersi conto dell'importanza di questo parco, e quindi si è iniziato a pensare di conservare al meglio gli habitat per garantire la sopravvivenza alla flora e alla fauna di questo importante territorio. E quindi non solo questi parchi hanno una grande importanza, ma anche, come abbiamo anticipato prima, anche il comune di Montenero Domo, del quale non parlerò io, ma parlerà Livia. Quindi passo la parola a Livia. Il territorio di Juvalum è abitato in epoca italica dai Carnicini, noto come il popolo sabellico meno numeroso. Questo popolo abitava la zona tra il fiume Sangro e la Maiella, e i Carnicini vivevano in piccoli villaggi chiamati Vici, dal Vicus in latino, ed erano raggruppati in entità territoriali più grandi chiamati Pagus. L'attività economica principale di questi popoli era la pastorizia, però Juvalum diventò un centro amministrativo molto importante, a tal punto che i romani lo elevarono a municipio. Questo per ragioni economiche e demografiche, infatti controllava un territorio abitato da più di 15.000 persone. Juvalum fu
distrutta nel 346 dal terremoto che colpì l'intero Sannio, però poi le mura furono ricostruite e nel 476 con la caduta dell'impero romano d'Occidente probabilmente fu abbandonata e poi fu nuovamente abitata nell'età medievale con la costruzione di un convento cistercense. Per quanto riguarda la struttura del sito archeologico, c'è l'acropoli che sarebbe la parte più alta di Iuvano, che nell'epoca italica era circondata da mura fortificate. Poi nel punto più alto c'erano due templi che venivano utilizzati per cerimonie religiose. Non si sa precisamente a quale divinità erano dedicate, probabilmente ad Ercole perché sono state ritrovate con le statuine di questo eroe. E non molto distante dai due templi c'è il teatro, costruito da una parte i gradoni per il pubblico e la parte di casa di Pietra della Maiella dedicata all'orchestra che faceva il sindaco. In occasione della cerimonia di apertura del Parco Letterario di Benedetto Croce avvenuta 2 anni fa, noi alunni della Gerimarino ci siamo impegnati a cercare e a scrivere dei testi che poi abbiamo raccolto in un giornalino che siamo lieti di consegnarvi e vi ringraziamo per essere qui e per l'attenzione. Dobbiamo dare la parola mi sentite? Sì. Io il microfono è aperto, se mi sentite va bene. Allora io semplicemente volevo innanzitutto salutare il professor Paolo D'Angelo dicendo che il libro La terapia delle emozioni è stato premiato come vincitore per la saggistica del premio Croce di PescasseroNel 2021. Proprio nel giorno in cui veniva fondato il Parco Letterario Benedetto Croce. Questa è la prima cosa. Tra l'altro del professor D'Angelo io ringrazio la sua grande disponibilità, ogni volta che gli chiediamo di essere presente lo fa molto volentieri. Vorrei ringraziare i dirigenti del FAI, alle cui sensibilità noi siamo molto attenti, perché per esempio durante la scuola estiva di Monte Teodoro la prima preoccupazione che abbiamo è quella di far visitare ai ragazzi ospiti provenienti da altre regioni le bellezze del territorio in cui voi vi trovate lì a caso, e questa è la seconda cosa. Poi non posso non ringraziare la preside Costanza Cavalieri, tutto il corpo docente e gli alunni dell'Al Gerimarino che da anni oramai sono una parte integrante del lavoro del Premio Croce come giuria popolare. Detto questo, una breve soltanto osservazione, perché è giusto anche che quest'ora la gente possa anche andare a casa, perché sì, è stato molto interessante il confronto appunto la sera in Combe. Quello che io volevo dire è questo: quello che ci proponiamo noi come Parco Letterario è di fare un lavoro il più capillare possibile, che guarda i comuni ma guarda anche tutto il resto della regione Abruzzo attraverso le giurie popolari che lavorano con noi, di far conoscere Benedetto Croce. Perché? Vedete, gli intellettuali abruzzesi sono tanti, tutti praticamente sanno chi era Gabriele D'Annunzio, tutti sanno chi era Ignazio Silone, molto pochi sono coloro che conoscono la figura di Benedetto Croce, perché la un'indagine che abbiamo fatto tra gli studenti abruzzesi che lavorano con noi, il risultato è che la gran parte dei giovani oggi leggono la narrazione, ma pochi la sanno, e quindi è difficile arrivare alla conoscenza della vita di Benedetto Croce. E allora noi abbiamo chiesto alle scuole, abbiamo chiesto ai comuni che partecipano al Parco Letterario Benedetto Croce e a tutti gli ospiti che vengono, come il professore D'Angelo che passerà con voi 3 giorni in questo fine settimana dedicato alle bellezze del fare, promosse dal fare,
gli chiediamo e ci impegniamo tutti quanti a spiegare chi era Benedetto Croce, a far conoscere il suo pensiero e a fare in modo che il suo pensiero ci aiuti a capire i grandi problemi che oggi il mondo si trova ad affrontare. Grazie quindi a tutti quanti voi, è stato veramente un piacere stare con voi e buon lavoro per questi giorni con i FAI. Grazie a Pasquale e soprattutto anche della pazienza, perché immagino che a distanza sia stato anche un bel impegno da parte tua. Davvero ti ringraziamo della tua testimonianza continua e dell'attenzione a questi luoghi, nonché di questa promozione appunto verso il recupero della figura di Benedetto Croce che ha esteso ai nostri luoghi. Allora, il nostro autore, il suo interlocutore hanno parlato di una biografia molto intessuta con altre vite e anche con le caratteristiche dei luoghi. Dice un poeta, Franco Arminio, che l'identità si costruisce attraverso l'appartenenza ai territori, un paesologo, lo chiamano il paesologo nei versi, e che un luogo ha delle sue peculiarità, ma a renderlo veramente sacro siamo noi. E anche quello della scuola, per quanto mi riguarda, lo è. Oggi si arricchisce questo momento, si è arricchito di persone amiche come Franco, che ultimamente ci dà tanti stimoli, idee per quanto riguarda l'organizzazione e gli ambienti di apprendimento della nostra scuola, il FAI che agisce sul territorio. Ma qua dentro, cioè il mio docente di geografia della scuola media, ci sono docenti che hanno contribuito alla costruzione di questa scuola negli anni, che adesso è al 60° più o meno di indirizzi. Ci sono figli di ex alunni, ci sono docenti della scuola locale, ci sono amministratori e tutto il resto. Ecco, un luogo che è anche quello che psicologicamente è chiamato locus of control, è una vita, è una biografia, ma è fatta di tante identità. Sono profondamente convinta, perché sono una persona che si interessa di formazione, so che la formazione può passare solo attraverso gli altri. Quindi penso che una biografia emblematica sia un regalo prezioso che si possa dare ad una comunità, perché aiuta a riflettere attraverso un'altra vita che noi non potremo mai avere, e quindi è un dono averla a disposizione. Grazie all'autore Paolo D'Angelo e buona continuazione anche della ricerca, a Paolo Di Renzo e a tutti.